Nel tardo pomeriggio del 26 ottobre scorso a Leni, i carabinieri del locale comando stazione hanno bloccato e posto in stato di ferma un 41enne ritenuto colpevole di aver messo a segno due rapine ed esercizi commerciali nei giorni scorsi. In particolare l'uomo sempre camuffato con cappellino, cappuccio e mascherina chirurgica, armato di pistola, avrebbe messo a segno una prima rapina a una farmacia di Leni il 13 ottobre scorso, una seconda a danno del supermercato Carrefour Express di Chivasso, nonché una terza a danno del mercato di Brandizio non andato a termine per chiusura del negozio. Nella farmacia ha tranquillizzato una cliente in fila prima di fare il colpo. I militari dell'arma di Lény, individuato il colpevole grazie a alcune testimonianze, pedinamenti e attività tecniche, hanno dovuto stringere i tempi dell'indagine e porlo in stato di fermo per il rischio di concreto di reiterazione del reato, nonché il pericolo di fuga, trattandosi di una persona straniera, irregolare sul territorio e senza fissa dimora. Peraltro, nel corso della perquisizione nel domicilio temporaneo è stata rinvenuta una valigia con lo stretto necessario che l'uomo aveva preparato per darsi alla fuga. L'uomo è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria di Ivrea e accompagnato presso il carcere della stessa cittadina.